Uno sguardo privilegiato su Salerno, con cabine capaci di salire fino a 55 metri d'altezza, è il giorno della ruota panoramica che entrerà in funzione nel sottopiazza della Concordia, all'inaugurazione ai vertici di Confesercenti e dell'amministrazione. Anticipata di un giorno l'inaugurazione, inizialmente prevista per il fine settimana, con l'obiettivo di capitalizzare al massimo i migliaia di turisti attesi a Salerno per l'Immacolata. Intanto, di luci d'artista ha parlato anche Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte ha presenziato l'inaugurazione della mostra di arte contemporanea al Museo Diocesano. Con lui il sindaco Vincenzo Napoli e il governatore De Luca. Salerno, sia una città d'arte, non è solo il suo passato, ma il suo presente. E Luci d'Artista è stata un'intuizione felice che la fa diventare una città pilota in quella direzione. Qui è spinta in avanti, come a Milano, solo Milano ha una spinta verso il futuro che è quella che manifestano le opere che ha voluto l'amico De Luca, in particolare la meravigliosa area di Zaha Hadid. Tra le cose importanti c'è l'idea che la luce della città e le luci d'artista sono il modo perché la città sia viva anche quando la stagione del turismo sembra calare, e quindi che il meridione dia in due città almeno segnale che non è un'area di depressione e di nero, ma di luce e di capacità creativa, intendo Salerno e Matera. Sgarbi, dopo aver elogiato il percorso di Salerno in Matera quali punti di riferimento per la cultura nel Mezzogiorno, ha poi scherzato proprio con De Luca. Quale presidente fa le caricature? Cioè, lui c'è una... anche lui è un artista, quindi da questo punto di vista è una... Però la città è una città che ferve, che vive.